Suggerimenti per un piccolo NAS per fare il backup casalingo. Ciao Mattia, sfrutto il tuo messaggio per risponderti. Allora, secondo me, alcuni suggerimenti che posso darti per quanto riguarda un NAS da casa sono questi. Allora, principalmente, o stai su un NAS 2 bay, anche se io consiglio sempre di stare su un 4 bay, nonostante ti possa servire più o meno spazio, perché con un 4 bay tu hai comunque un po' di possibilità di scalare dati, quindi un domani puoi mettere più dischi sostanzialmente, perché con un 2 bay devi farti per forza un RAID mirror, quindi se hai 4 tera ne vedi 4, se ne hai 6 ne vedi 6, mentre con un 4 bay un domani puoi pensare di mettere almeno 3 dischi e fare un RAID 5, quindi hai comunque un disco di parità, ma hai un po' più di spazio gestibile. Cerca di prendere una versione che abbia almeno più di 2 giga di RAM, perché sennò altrimenti è proprio strozzato, anche perché tantissimi QNAP hanno la possibilità di collegarli anche in HDMI alla TV di casa, quindi tu puoi riempirli di contenuti e vederli direttamente dal NAS, ma con poca RAM non riesci a fare chissà che cosa. Non è importante avere la cache, è sicuramente una cosa interessante, ma non è necessario. Al massimo, se siete in tanti in casa che si collegano e utilizzano il NAS, potrebbe essere interessante avere più porte di rete collegate in modo da dividere i servizi, così su uno accedi ai file, su quell'altro fai il backup e quant'altro, quindi al massimo qualche porta in più di rete, ma ogni NAS ne ha almeno 2. Quindi al massimo suggerimento, stai su un 4 bay, perché tanto il costo, la differenza di acquisto di un NAS 2 bay o 4 bay non è chissà che cosa, è sui dischi fissi, però con un 2 bay sei limitato lì, mentre con un 4 sicuramente puoi fare tante 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 più cose. Se ti serve un'altra info, scrivi. Ciao.